schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Traviti tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un altro Money Glitch da fare da solo. Allora, per fare questo glitch ragazzi bisogna stare in sessione privata, va benissimo, e avere la modalità di puntamento manuale. Quindi potranno fare questo glitch anche quelli di Xbox One. L'ho fatto in questa maniera proprio per loro. Allora, in primis ragazzi, i requisiti quali sono? Allora, il primo requisito è che dovremmo avere una LG RH8, ok, all'entrata del nightclub, e poi dovremmo avere una LG retro custom da duplicare. Io adesso qui vi faccio vedere ragazzi, io nel B3 ho queste tre LG retro custom, ok, a fine video diventeranno 4. Quindi cercate di seguirmi e di capire bene quello che vi sto dicendo. Ora ne chiamo una dal B3 ragazzi, ok? Allora vi sto sottolineando i garage per farvi capire il senso del glitch. Però non è che dovete fare il B3 o dovete usare il B1 o il B2. Potete usare quale cazzo vi pare. Io vi sto cercando solamente di chiarire le idee. Quindi a questo punto ragazzi, che cosa dovete fare? Una volta che avete chiamato la vostra LG retro, vi andate a posizionare davanti al bunker, andate o su un amico che sta giocando in un'altra sessione in modalità di puntamento diversa dalla nostra, oppure su una community se non avete amici online. Io in questo caso vado su una community, quindi andrò a cercare una persona in questa community e farò partecipa a sessione ragazzi. Aspetteremo il caricamento, accetteremo il primo messaggio, skipperemo il secondo, cancelleremo il secondo, quindi entreremo nella base, partecipa a sessione, accetteremo il primo e cancelleremo il secondo messaggio, ma questo solo dopo che saranno passati 60 secondi. Quindi aspetteremo 60 secondi in questa schermata dove ci dice attenzione, insomma cazzi e mazzi, e dovremo aspettare qui questi 60 secondi. Allora ragazzi, io ho voluto fare questo glitch, è un insieme di bug, non è una mia esclusiva, sono bug vecchi fusi insieme ad un bug nuovo. Diciamo che è stata una mia idea che è partita così, non sono il founder, questo ci tengo a specificarlo, perché comunque ognuno di questi bug ha il suo founder e io adesso non mi ricordo neanche chi è, comunque va bene così, specifico solo che non sono il founder di questi bug, ho solamente messo insieme più bug, ho sfruttato vari bug per tirare fuori un glitch. Quindi a questo punto torniamo ai nostri 60 secondi. Passati 60 secondi cancellate il messaggio, rifate un partecipa a sessione, attendete ovviamente il caricamento, accettate il primo e cancellate il secondo. Vi trovate qui ragazzi, non potete muovervi, non potete fare nulla. Fate Criminal Enterprises Starter Pack e qui ora potrete muovervi. Premete triangolo, scendete dall'auto ragazzi, una volta scesi dall'auto l'auto sarà qui. Allora noi l'auto possiamo salirci e tutto il resto, però non potremo muoverla. Quindi che cosa dobbiamo fare? Entriamo dentro il nostro bunker e prendiamo il centro operativo, non lo chiamo perché altrimenti mi sarebbe spawnato in culo al mondo ragazzi. Allora ho provato questo sistema perché l'altro sinceramente da avanti e indietro mi sembrava un po' troppo
scocciante. Qui dovete andare solo avanti e indietro una volta sola, ragazzi, con questo glitch. Se fate tutto come lo sto facendo io, vi ritroverete sempre le auto al posto giusto e non c'è lo sbatti di stare a mettere ogni volta l'auto lì o l'auto di qua o l'auto di là. Quindi a questo punto uscite dal centro, dal vostro bunker, scusatemi ragazzi. Una volta usciti dal bunker, nel mio caso mi basterà fare un pochino retromarcia e fermare il centro operativo mobile. Io ragazzi, nel centro operativo mobile ho una LG RH8. È importante, mettetecela, perché altrimenti non vi sbaggerà l'auto. Vi darà la freccia, premete freccia destra e ora sarete sbaggati. A questo punto rimandate il centro operativo in deposito e ve ne andate al vostro nightclub. Quindi io, nel mio caso, il mio nightclub sta qui. Mi metto la meta, sennò ragazzi non è che mi perdo, però. E quindi me ne ritorno nel mio nightclub. Una volta che saremo tornati al nightclub, dovremo fare più o meno lo stesso bug, non più o meno, sì, lo stesso bug, ma con un cambiamento. Allora ragazzi, vi faccio vedere, l'auto non è in mappa, ok? Quindi questa auto, ragazzi, non è nostra. Se io vado a tentare di metterla dentro il, diciamo, la struttura, dentro il nightclub, lui la lascerebbe mettere, ma diciamo che non diventerebbe una LG retro custom, ma si trasformerebbe in nulla, cioè è come se non fossimo entrati con nulla in pratica. Quindi ricordatevi, dovete fare questo passaggio che andremo a fare ora. Aspettate, la mettiamo, comunque non è importante dove la mettiamo. Io qui ci ho avuto un attimo di indecisione, la volevo più vicina, più lontana, però comunque sia non è importante dove la mettiamo, ragazzi, la mettiamo qui fuori, va benissimo, insomma. Però io qui ci ho avuto un po' di indecisione, ho detto vabbè, la metto più vicina, perché comunque stavo provando il glitch mentre lo stavo girando, ragazzi. Quindi a questo punto, ragazzi, entriamo nel nostro nightclub e dovremo fare il passaggio che vi ho fatto vedere stamattina, lo stesso passaggio, ragazzi. Quindi andremo al bancone del bar, premeremo freccia destra e subito start, option, come cazzo volete chiamare. A questo punto andremo su Criminal Enterprises Starter Pack, cancelleremo tutto, avremo giustamente il menu come vedete, quindi dovremo camminare fino al nostro deposito, insomma veicolo, quello che sta all'entrata. Come vedete ragazzi, io qui c'ho il nightclub vuoto perché vi ho fatto vedere nel video precedente come si svuota, in maniera tale che comunque possiate passare liberamente. Quindi andiamo nel nostro punto dove abbiamo l'auto, e qui ragazzi, come avevo detto prima, dobbiamo avere una LG RH8, che facendo in questo metodo come sto facendo io si sostituirà sempre, ragazzi. Quindi saliremo sulla LG RH8, acquisteremo un drink. Non so perché, ragazzi, però dopo due o tre volte i drink cominciano a sparire, non so perché, ragazzi, quindi non me lo chiedete. A questo punto, ragazzi, dovremo schiacciare X per prendere il drink e accelerare per uscire. Ci troveremo fuori dal nostro nightclub senza auto, però in compenso abbiamo l'auto che abbiamo lasciato fuori. A questo punto, ragazzi, dovremmo chiamare il nostro centro operativo, che al suo interno ha una LG RH8. Quindi
una volta che noi abbiamo chiamato il centro operativo, vi vado a spiegare che cosa succederà e perché non dovremo più rimettere l'auto diciamo nel parcheggio del nightclub, perché l'auto che si trova nel centro operativo mobile andrà automaticamente nel parcheggio del nightclub, e quindi noi non dovremo più fare avanti e indietro per sostituire le auto come nel glitch di stamattina. A questo punto usciamo dal nostro centro operativo mobile e ci dirigiamo nel garage dove abbiamo le LGR H8, ragazzi. Io in questo caso ce l'avevo nel B3 e quindi vado nel mio B3 nel garage da dove proveniva quest'auto. Ricordatevelo che ve l'ho detto all'inizio del video, io quest'auto l'ho presa dal B3. Poi se non mi credete andate a rivedere il primo minuto del video e vedete da dove ho preso quest'auto. Quindi automaticamente mi dirà garage pieno, perché comunque dovrà essere pieno di LGR H8, e a questo punto andrò a sostituire, ragazzi. E come vedete nel B3 io prima ne avevo 3 di auto, ora ne ho 4 LGR H8 belle pronte per vendere. Ovviamente non le ho fatte tutte ora, però con vari tentativi. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.